Buongiorno, buongiorno anche oggi e benvenuti a questo appuntamento con i miei street video. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi non è tanto una risposta ad una domanda, come succede normalmente nei miei video, ma vi voglio raccontare, facendo un esempio, una pratica, una ricerca immobiliare che stiamo seguendo in questi giorni. Per ovvie ragioni di privacy non vi darò il nome della persona, anche se sicuramente sta guardando questo video, ne approfitto per salutarlo. Allora, vediamo un po', ci contatta in questi giorni un signore che ha la figlia abbastanza giovane, che vive a Londra da circa un anno. La figlia molto intraprendente, ha notato il fermento di quella città, il fermento immobiliare e soprattutto l'offerta di lavoro, e ha pensato di acquistare, facendosi aiutare dal padre, una casa a Londra, appunto. E perché? Vi racconto il meccanismo. Allora, questa ragazza è abbastanza giovane e condivide con altre tre ragazze una casa in affitto. Voi forse sapete o forse no che a Londra è abbastanza normale condividere le case, le stanze, eccetera. E ha fatto un ragionamento molto molto semplice e complessivamente queste quattro ragazze pagano un canone di locazione di 2000 sterline al mese. Se qualcuno di voi ha notizie sul costo degli affitti a Londra, sa che un canone di locazione è abbastanza normale. Allora, 2000 sterline al mese. Il ragionamento che questa ragazza ha fatto col padre è stato questo. Ha detto, ma perché non acquistiamo noi una casa? Lo chiamo a me stessa e alle quattro coinquiline e di fatto con il canone di locazione riusciamo a pagare la rata di un mutuo. Il ragionamento non fa una piega, e peraltro lungi da me, se seguite i miei video sapete che io non faccio promesse di cose facili, di affari con rendimenti da fuochi d'artificio, però obiettivamente anche in relazione alla ricerca costante a Londra di case in affitto, questo potrebbe essere un ragionamento abbastanza lineare, abbastanza interessante. Adesso il nostro lavoro sarà di ricerca di una casa che risponda alle caratteristiche e nel contempo capire se sia più interessante farsi finanziare la casa o cioè parte insomma dell'investimento in Italia o a Londra direttamente. Che sia chiaro anche qua, lungi da me nel dire tutto facile, tutto semplice, però è un ragionamento che sta in piedi. Alla base c'è ovviamente il padre che dispone comunque di una somma iniziale. Non esistono gli investimenti completamente a leva, che sia chiaro, state attenti su questo. Però questo piccolo racconto oggi, questa piccola pillola, raccontandovi di come sia possibile, se le esigenze ovviamente combaciano, acquistare una casa a Londra con relativa, che sia chiaro, semplicità. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ciao!